Devi aiutarmi, mi serve un trafiletto per questo profumo. Come sempre sono 20 parole. Ok, che ti sembra di una combinazione di vaniglia e rosa che vi riporta alla lettura di Jane Austen in un giardino della campagna inglese? È perfetto, certo. Mandamelo. Grazie. Sabrina, senti, arriverà il giorno in cui potrò scrivere più di 20 parole. Come posso spiegarmi? Per esempio, un intero paragrafo o addirittura un articolo? Mi dispiace, Katie, tu scrivi trafiletti. Certo, sono la regina dei trafiletti. Oh, no. Che c'è? Qualche guaio? Brooke Palmer si è rotta una gamba e aveva un servizio questo weekend. Oh, no. Ma questo vuol dire che quel servizio lo dovrà fare qualcun altro? Sì, per forza. Ci serve quell'articolo per il numero estivo. Lo farò io. Prego? Ho detto che lo farò io. Katie, non ne sai niente. Brooke è specializzata nei viaggi. Lo so. Sono pronta. L'articolo è sul glamping. Puoi ripetere? Il glamping è come il camping, ma di lusso. Il camping? Dentro i boschi? Insieme agli orsi e a tutte le altre cose che mi terrorizzano? Sì, ma non è spartano, è sciccoso. Oh, allora se è sciccoso... È una settimana al Sunrise Peaks Resort. Il Sunrise Peaks? Ho sentito che è un posto da sballo. Esattamente. Comfort 5 stelle in una tenda. In più, è famoso per le sue attività all'aperto. Arrampicata, kayak, passeggiate a cavallo. Passeggiate a cavallo? Esatto, e tu dovrai provare tutto quello che hanno da offrire. Ottimo, perché io adoro l'attività fisica. Comunque, ci sono delle bravissime guide per aiutare i villeggianti, compreso Will Martin, quello che ha attraversato a piedi l'Alaska. Cavolo! Su di lui leggi l'articolo del Train Magazine. Sono un po' intimorita. Ma sono entusiasta, entusiasta. Forse questo incarico non è adatto per te. No, 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 Sabrina, posso farlo, chiaro, posso farlo. Io voglio farlo. Aspetta, eri tu quella caduta dalla canoa al picnic aziendale? No, a me non è successo mai. No, non ero io. Va bene, ero io, ma si è trattato solo di un incidente. Katie, hai degli scarponcini da trekking? Ma certamente. Hai mai dormito sotto le stelle? Beh... Chi è che dorme sotto le stelle in città? Eccolo il problema. Tu sei una ragazza di città. E questo è il mio punto di forza, Sabrina. Il mio sarà un reportage onesto e obiettivo. D'accordo, cittadina, è tuo. Davvero? Fai i bagagli, parti domani. Oh, Sabrina, ti ringrazio tantissimo, giuro che non ti deluderò. Bene, per tua informazione, non diremo che sei una giornalista. Normalmente usiamo un falso nome, ma... Nessuno sa chi sono. Sono una pivella. Ma ovviamente resterò sempre sotto copertura. Benissimo. Allora, buona fortuna. Grazie. Oh, un'ultima cosa. Quante parole? 2000. Forte. Benvenuta al Sunrise Peaks. Grazie. I bagagli li metta lì. Lei è al campo 2, tenda della quercia. Ok. Immagino che qui non ci siano chiavi. Esatto. Non si chiudono a chiave le tende. Se nel frattempo vuole un dolce o del caffè, si serva pure. E poi sarò lieto di accompagnarla personalmente al campo 2. Grazie. Non c'è di che. Lawrence, porti quel bagaglio alla tenda della quercia. Vedo che le piace. Chase, che le ha appena fatto il check-in, è un grande cuoco ed è solo uno dei motivi per cui è una fortuna averlo con noi. Sono Olivia Berry, sono la proprietaria del resort. Oh, è un piacere conoscerla. Questo posto è davvero pazzesco. E lei è? Katie, sì, sono Katie Ryan. Signorina Ryan, è in ottime mani. Chase sarà il suo maggiordomo da campo, disponibile 24 ore su 24. Maggiordomo da campo? Ma sono in un castello o in un campeggio? Beh, ci piace unire le due cose. Si gode il soggiorno e se ha bisogno di qualcosa chieda pure. Grazie. La accompagno alla sua sistemazione. Di là c'è la spa e la struttura per lo yoga all'aperto.
E ai piedi della collina abbiamo il nostro orto biologico. Tutte le verdure che cuciniamo e mangiamo sono coltivate da noi. Però... il suo soggiorno sarà divertente, emozionante e si sentirà meglio. Speriamo. E poi c'è la teleferica e il percorso sulle funi, che è davvero elettrizzante. Io lo consiglio caldamente. D'accordo. Da noi si può andare in kayak, in canoa, pescare, fare gite a cavallo o se preferisce semplicemente rilassarsi e godersi il panorama. Questa sì che mi piace. Ma quello è un cavallo? C'è un cavallo laggiù. Allora, fermiamoci e aspettiamolo. D'accordo, ma io vedo che non si ferma, viene dritto verso di noi. Wow! Brava, Lucy. Sì, così. Chase, non volevo spaventarvi. Nessun problema, Will. Buona giornata. Era Will Martin, quello che ha attraversato a piedi tutto l'Alaska. Già, era proprio lui. È il capo delle nostre guide. Ed è uno dei motivi per cui lavoro qui. Sa, oltre ad essere un bravissimo esploratore, è anche un biologo ambientale. Ed è anche un cowboy. Esattamente. È un'attrazione per chi ama l'avventura. Già. Possiamo proseguire? Mm-hmm. Comunque siamo praticamente arrivati. Bene. Benvenuta alla Quercia. Questa è una tenda? Beh, non è la tipica tenda. Abbiamo l'elettricità, il wifi e, come può vedere, il bagno in camera. Ma è incredibile questa vasca da bagno! Non ci posso credere! Verso sera comincia a fare fresco, quindi per la notte le accenderemo la stufa a legna. E nelle notti limpide utilizzi pure il telescopio per guardare le stelle. Avrei quasi voglia di abbracciarti. In valigia ha delle scarpe da trail running o vuole che gliele procuri? Gli scarponcini da trekking? Per curiosità, mi dice che misura porta? 37. Benissimo. Ora si metta a suo agio, al resto ci pensiamo noi. Sono molto a mio agio. Incredibilmente bello, vero? Mi sento dentro un libro di fiabe. È proprio così. Mi chiamo Penny, piacere, sono la tua vicina di tenda. Ah, bene, io sono Katie. Anche tu sei appena arrivata? Sì, ieri, e lasciati dire che questo posto è favoloso. Oggi ho già fotografato le aquile. Sei una fotografa? Mi diletto. E ho 134 follower su Instagram. Ma sei qui da sola? Sì. Anch'io. E perché sei venuta? Per lavoro. Fai una vacanza di lavoro? Vediamo, non proprio lavoro. Sono una scrittrice, una creativa. Ah, capisco, la natura, fonte di ispirazione che aiuta a scrivere. Esatto, così. Hai visto quel super strafico esperto di fauna Will Martin? Ah. C'è una gita di birdwatching con lui, andiamo. Oh, il birdwatching, eh? È richiesta la tuta mimetica? Oh sì, quella completa per vedere da vicino delle temibili rondini. Oh. No. Mi stai prendendo in giro. Vengo dalla città. Oh, come me, ho poco da ridere. È stato bello conoscerti, mi aspetta un massaggio. La vita è dura qui. È stato un piacere. Anche per me, ci vediamo in giro. Ok, ciao. Come se le sente? Bene, almeno credo. Sì? Sì, devo portare un cartello con scritto Pivella. Che cosa mi consigli di fare come primo giorno? Non dimenticarti che fino a poco fa non sapevo cosa fosse il trail running. Giusto. C'è un percorso facile verso il lago. Ah, sì, camminare posso. Quello lo so fare. Ottimo. Ascolti, alla fine del sentiero c'è un cartello, percorso arcobaleno. Lo segua e sarà sulla buona strada. Segui il cartello, ok, ho capito. Bene, e si ricordi che il servizio in tenda è sempre attivo. Servizio in tenda? Ma questo posto è vero? Certo, si diverta. Ah, oh, che carino! Huh?
Calma, calma. Tutto bene. Un orso mi insegue. Tranquilla, tutto a posto. È proprio qui dietro. Non le farà niente. Ma è gigantesco. Non si preoccupi. Ne assicuro. È Chester. Chester? È il nostro comitato di accoglienza. Che dice? Sì, ha sempre vissuto qui. È molto vecchio. E completamente innocuo. Anche se... Cosa? Non si dovrebbe correre davanti a un orso. Lo so, bisognerebbe fingersi morti, ma a me è venuto naturale scappare, anche perché non incontro spesso degli orsi nella vita. È stata fortunata. Oh, sì, certo. Piacere, sono Will. Eri sul sentiero dei cavalli prima. Sì, e anche lì ero terrorizzata. Mi chiamo Katie. È un piacere, Katie. In realtà ero venuto a cercarti. Davvero? Sì, è Chase che mi ha avvisato. Forse volevi una guida. Giusto. Qui Chase pivella sul percorso arcobaleno. Mandate al più presto soccorsi. È il mio compito. E ora se ti va, seguimi. Conosco i punti migliori. E senza orsi. Oh, sì, soprattutto. Tu hai fatto un viaggio di 1000 miglia in Alaska. Esatto. Come fai a saperlo? L'ho letto. Trail Magazine? Già. Bene. Sei abbonata oppure... No, io l'ho letta mentre ero dal dentista. Ah. A me non è piaciuto proprio quell'articolo. Perché no? Mi avevano assicurato che avrebbero parlato della conservazione dell'ambiente, che è il motivo per cui ho fatto quell'escursione. Ma poi nell'articolo hanno pubblicizzato solo l'attrezzatura che utilizzavo. E da allora ho imparato a diffidare dei giornalisti. E ho deciso che mi terrò decisamente alla larga da loro. Ah. Cosa ti ha portato qui? Oh, semplice. Sono qui perché voglio allargare i miei orizzonti. Non amo particolarmente la vita all'aria aperta, a parte stare seduta nei caffè all'aperto. Ma scusa, la città è una giungla. È la verità. Dimmi sinceramente, quanto mi devo preoccupare che strani animali entrino nella mia tenda? Will, ti stavo cercando. Salve, Katie. Ciao, Olivia. È bello rivederti. Ti stai ambientando? Will si sta prendendo cura di te? Sì, e alla mia prima escursione do voto 10. Beh, sei fortunata ad averlo tutto per te. Normalmente guida i gruppi. Ho anche avuto un piccolo incontro con Chester. Ah, e Will ti ha salvata, è tipico suo. Le hai fatto fare la nostra escursione preferita? No, solo il percorso arcobaleno. Oh già, ma è bello anche quello. Vedrai che non c'è niente che ti deluderà. No. Will, dopo aver riaccompagnato Katie, devi aiutarmi a creare un itinerario per un ospite VIP. Sentite, ma da qui me la cavo da sola. Sì, sicuro. E poi ho un appuntamento con una vasca meravigliosa. È tutto perfetto e mi sono divertita, grazie. Grazie a te, Pivella. Grazie. Ciao. Ciao. Questa è una trota dei nostri ruscelli, insalata del nostro orto e un flan di ciliegio e dei nostri alberi. Hai fatto tutto tu? No, ma il menù l'ho elaborato io. Ora capisco perché Olivia dice che sei un genio in cucina. Lei mi lascia dimostrare la mia creatività in cucina. Non puoi immaginare quanto sia importante. Beh, tutto ha... un aspetto entusiasmante. Io non so perché sto morendo di fame. È l'aria di montagna. Buon appetito. Grazie. Tu mi farai da vedette, intesi? Buonasera. Ciao! Com'era la tua cena? Non ho resistito, ho richiesto il servizio in tenda, è tutto perfetto. Ho fatto la stessa cosa la prima sera. E tu hai scattato delle belle foto oggi? Non c'è male in effetti. Sul lago al tramonto qualche foto decente mi è riuscita. Posso vedere? Oh, io non voglio annoiarti. Sono io che voglio vederle, mi fa piacere. D'accordo, come vuoi. Questa non è male. Oh, bellissima! Ma è incredibile! Caspita, potrei usarle. Usarle? Per cosa? No, usarle per ispirarmi. Ispirarmi, sai, come le muse, per la creatività. Sputa il rospo, cosa cerchi di nascondere? E va bene. In realtà sono qui per scrivere un articolo per una rivista. Oh, che forza! È vero. È il mio primo lavoro e non voglio rovinarlo. Deve rimanere un segreto. Io sono brava a mantenere i segreti. Grazie, Penny.
Ma sono sicura che le tue foto aiuterebbero a valorizzare il mio articolo. Davvero? Sì, voglio mandarle alla mia direttrice. Si intende che potrai firmarle e sarai pagata, ovviamente. Sì, ti prego, mi piacerebbe tantissimo, ti ringrazio. È difficile restare sotto copertura, sono qui da un giorno e ho già vuotato il sacco. Beh, grazie molte per questa opportunità. Grazie a te. Oh, grazie, ci conto. Buonanotte. Notte. C'è qualcuno? Oh! Oh! Buongiorno. Hai scoperto da dove ammiro l'alba? Scusami, non volevo disturbare, vado... Aspetta, siediti e guarda con me. D'accordo, grazie. Però, è proprio una meraviglia questo posto. Cerca di interiorizzare, qui dentro. Va bene. Scommetto che tu non hai il cellulare. Oh no, ce l'ho. Sì, davvero? Mm-hmm. Perché non ti ci vedo a farti un selfie lassù in cima alle montagne. In effetti, evito di frequentare i social media, però non mi manca la app delle costellazioni. È troppo da nerd? Un pochino. Cosa mi consigli per il secondo giorno? Stavo pensando di andare per gradi. Potrei cominciare col kayak oppure leggere un libro in riva al lago. Prima, ammira semplicemente l'alba. Un bel respiro. E poi i programmi. D'accordo. Per quanto tempo? Sì. Caspita. Scusa. Di niente. Di sicuro toglie il respiro. Ogni volta. E ora, come programma, che ne dici di una gita a cavallo? Oh, no. Decisamente no. Mi piace restare con i piedi ben piantati a terra. Quando hai fatto una cosa per la prima volta? Lunedì ho mangiato il polpettone di tonno alla paprika invece di quello normale, quindi... Però una volta sono andata a cavallo. I miei genitori mi hanno mandata a un corso di equitazione e, dopo essere stata disarcionata, ho capito che non ero adatta a quello sport. Com'è che si dice? Ah, sì, se cadi riprovaci subito. Magari un'altra volta. Come vuoi. Ho sentito che oggi c'è birdwatching, mi sembra l'ideale per il secondo giorno, a meno che non si debba scalare una parete rocciosa per avvistare qualche specie rara. No, niente pareti rocciose, solo una sequoia. Stai scherzando? Sì. Sarà una gita facile. Peccato tu sia bloccato con una pivella. Adoro i pivelli. Davvero? Non c'è nulla di più bello di un cuore che sta cambiando. È molto bella. È tua? Mi piacerebbe. Non sono così bravo con le parole. La ripeteva il mio primo istruttore a un campo estivo. Era un navajo. Mi ha insegnato cose che non sono sui libri.
E stare con dei pivelli non ti stanca? Per niente. Gli ospiti che si annoiano, che sanno già tutto, non sono divertenti. È bello stare con chi si sorprende. Anche con gli imbranati? Dimmi, non ti sentivi meglio dopo l'escursione di ieri? È stato incredibile. Visto? Cosa vuoi di più? Giusto. Sicuramente vi piace fare una passeggiata, sedervi in riva a un lago o al tavolino di un caffè all'aperto. Sì, è l'ideale. Ora, cercate di immaginare queste due attività senza il canto degli uccelli. Spero di vedere qualcosa di È difficile, giusto? Perché il canto degli uccelli è la stazione radio della natura. E dopo questa passeggiata riuscirete a riconoscere le hit di maggior successo. Di solito gli uccelli prima si sentono e poi si vedono. E quello che cos'è? A me sembra un passerotto. Voglio darvi un consiglio. Guardate prima a occhio nudo, che con i binocoli. Vedremo un sacco di cose bellissime. Lo sentite? Guarda. Sì! Ascoltate ancora. Da dove proviene il canto? Da lì. È incredibile. Bellissimo. Sì, cos'è? A cosa assomiglia? Sembra una specie di passerotto con una... con la testa gialla? Che dice il manuale? Oh, eccolo qua. Dice che è un passero dalla corona dorata. Esatto. Ora scrivete una descrizione dettagliata sul vostro taccuino. Davvero, la natura è meravigliosa. Sì, è quello. Andiamo, seguitemi. Andiamo, dai, si riparte. Vedi quello lassù? È questo qui? No, è questo. Che dici? Vanno d'accordo? No. Bene. Accidenti. Sunrise Peaks è famosa per la sua popolazione di aquile. Non a caso ci fermiamo qui per pranzo, perché questo è il posto migliore di tutti per avvistarle. Quindi mangiate, ma guardando in alto. Dovremmo farlo più spesso. Questo posto è davvero magico. Già. Mi fai vedere le foto? Certo. Oh, questa mi piace. Ti sei avvicinata molto. Come hai fatto? A me lui sembra molto solo. Non trovi? Forse perché gli piace stare da solo. Insomma, uno che fa arrampicate in solitaria e mille miglia a piedi ama starsene da solo. Si sta prendendo una meritata pausa da noi. Davvero? Sì. Se lo dici tu. Io me ne vado laggiù per vedere se riesco ad avvistare qualche aquila. A dopo. A dopo. Cerchi le aquile? Di solito passano su quegli alberi. Un maschio e una femmina. Il loro nido è al margine della foresta. È lì che allevano gli aquilotti. Aquilotti? Si chiamano così i piccoli delle aquile. Non lo sapevi? No, ma suona bene. Eccole lì. Sono magnifiche. È l'aggettivo esatto. Usano sempre lo stesso nido. E siccome sono monogame, lo ampliano di anno in anno. Una testimonianza di dedizione reciproca. Che tu sappia, si fanno dei regali per gli anniversari di nozze, sai, quelle cose del tipo carta il primo anno, poi cotone. Solo che per loro è legno ogni anno. Lui le porta un romantico ramoscello di legno ogni anno. Però insieme costruiscono il futuro. È vero. Dobbiamo tornare dagli altri. Sì, certo. Grazie per i vostri appunti. Questi taccuini ci aiuteranno nel nostro lavoro di conservazione. Puoi stare tranquillo. Non ho scritto quasi nulla lì dentro. Ho preferito conservarlo qui. Scusami, Katie. Will, devo parlarti un attimo. È importante. Certo. Scusa, Katie. Sì, figurati. Ho appena parlato con un potenziale investitore. Apprezza la mia proposta e vuole venire a fare dei rilievi. Non è grandioso? Gli hai già parlato delle zone che consideriamo off-limits? Ovviamente, e ho mandato i tuoi appunti sulla tutela della fauna.
Will, forse ci siamo. Dopo anni di progetti per ampliarci, sento che stavolta andrà bene, che il progetto potrà realizzarsi. Ora vado, c'è un'escursione che parte fra poco. Ci vediamo dopo. Ciao. Bello e dall'aspetto regale, il passero dalla corona dorata è riservato e schivo, ma se ascoltate il suo canto, potrebbe venirvi voglia di fare compagnia a questo affascinante re dei passeracei. Che ne dici di questa? Quel bagliore la rende più drammatica. Bellissima, complimenti. Sì, manderò anche questa a Sabrina. Bene, però non mandarle questa o capirà cosa sta succedendo. Perché? Cos'è? Oh, lo sai. So cosa? Quello che sta succedendo tra te e Will. Ma non succede niente. Davvero? Oggi Mr. Solitario non era tanto solitario. Sì, ma stava facendo quello che doveva. Si accertava che fossi contenta, come impone il suo lavoro, proprio come io faccio con il mio lavoro. E poi sono quasi sicura che ci sia del tenero tra lui e Olivia. Davvero? Sì, è tutto un noi questo, un noi quello. È naturale, hanno molto in comune. È vero, ma di solito sono gli opposti che si attraggono. Penny, lui si preoccupa che io mi trovi bene e che non cada giù in un dirupo. Certo. Sì, è proprio così. Sta facendo il suo lavoro? Sì, proprio così. Okay. Fa il suo lavoro. Fammi vedere altre foto. D'accordo. Sabrina, grazie di cuore. Non riesco a credere di essere qui. Sì, con i cerbiatti, le aquile, a osservare le stelle. Mi piacciono gli aggiornamenti e anche le foto, ma voglio sapere di più sulla guida naturalistica. D'accordo. La sua faccia farà vendere. Certo, certo. Ma che ne pensi del pesce fuor d'acqua? Insomma, ragazza di città perduta in mezzo alla natura? Sola con la sua muscolosa guida? Per la verità è più di una semplice guida. È un ambientalista, un biologo. Perfetto. Voglio che tu scopra tutto su di lui. Certo. Contaci. Sei mancina? Sì. Bene. Braccio all'indietro e colpetto col polso. Oh. Indietro piano e sì! E vai! Che cosa ti ha portato qui? Da quello che ho capito, tu sembreresti più un girovago. Uno che non sa stare nello stesso posto. Un girovago? Caspita, questa è nuova. Oh, scusami, non intendevo... Non fa niente, in effetti è una descrizione calzante. Qui riesco a coniugare al meglio due cose. Posso incontrare delle persone come te e anche spiegare agli ospiti l'importanza dell'ecologia. Ma cosa più importante, educarvi al rispetto assoluto della natura. Sì, sì, e poi in bassa stagione torno a essere un girovago. E tu invece, cosa fai quando non allarghi i tuoi orizzonti? Io passo tantissimo tempo davanti a un computer. Programmando? No, scrivendo. Scrivo dei brevi trafiletti di massimo 20 parole. Niente di particolare, è una forma di pubblicità. Non mi stupisce che tu scriva. Ho letto le tue descrizioni degli uccelli. Sono molto belle. Beh, mi piace. E ovviamente mi piacerebbe anche poter scrivere più di 20 parole. Tu sei cresciuto qui? Voglio dire, all'aria aperta? Che tu ci creda o no, sono di città. Davvero? Pensavo che fossi nato in montagna con tua mamma che per mangiare sparava agli orsi. Caspita, sei proprio una narratrice. Ma no, mamma di campeggio sapeva solo che far rima con tenda. Scusa, ma non far rima? Appunto, non ne sapeva niente. Ho capito. Poi ho partecipato a un campo estivo e tutto è cambiato. A quanti anni? 11. Parecchi anni prima che potessi dire addio alla grande città. Prima sono diventato anch'io un animatore e poi ho partecipato a delle escursioni al college durante l'estate. Ho studiato gli uccelli in diversi stati della nazione e poi in un ranch, la mia fase cowboy. Ma è ovvio, ovvio. Io ho avuto la fase guardare tutti gli episodi di Friends. Mio padre era un professore e mia madre un avvocato di successo, quindi molti libri e eventi mondani.
E a parte l'esperienza in quel campo di equitazione, ti devo confessare, anche se mi vergogno un po', che è la seconda volta che vivo la natura. E come ti sta sembrando? Mi sta sembrando davvero fantastico. Questo pesce l'hai pescato tu? Ebbene sì. Va tutto bene? E tu l'hai cucinato? Sapevate che sono anche lo chef? Cosa? Scherzo, per fortuna ci pensa Chase. Buon appetito. Oh, Will, unisciti a noi, vorrei avere qualche dritta su come pescare questi. Ok. O su una delle altre 100 cose che sai fare perfettamente. 100? No, sono troppe. Al massimo sono 99. Figuriamoci. Mettetemi davanti a un computer e vi crollerà un mito. Ha cancellato il database degli ospiti. Visto? Ma quella volta lo abbiamo perdonato. C'è però una cosa che vorrei imparasse. Sicuramente imparerebbe in fretta. Che cos'è? Pattinare. Davvero? Beh, in quello potrei aiutarti. Pattinaggio e balletto erano un obbligo nel mio mondo. Sono anni che cerco di convincerlo. Io ci passo l'inverno sul ghiaccio. Io invece preferisco lo sci. Uno di questi giorni ti porteremo sul ghiaccio. Aspetta e spera. Ora, se volete scusarmi, ho un gruppo che aspetta. Ma tutte le guide sono brave come lui? Lui è di gran lunga il migliore. La buona notizia è che ora lo avremo a tempo pieno, non solo d'estate. Oh. Sì, hanno approvato i progetti per costruire un albergo su questo terreno. E lui ci aiuterà a realizzarlo al meglio, dandoci consigli sull'impatto ambientale. Parli di un vero albergo? Mm-hmm. Bene. È un grosso affare, siamo elettrizzati. Anche Will? Lui ha le idee chiare e farà in modo che lo si realizzi nel modo giusto. Non ne dubito. È dura stargli lontana durante la bassa stagione. Gli inverni sono lunghi. Dovete scusarmi, cari signore. C'è una crostata di mirtilli. Gradite una fetta? Sono piena, grazie. Anch'io. Bene, divertitevi. Discreta? Lei non ha capito niente. Ma noi abbiamo capito tutto. Che stanno insieme? No, amica mia, non è così, credimi. Non so se Will è preso o no. È chiaro che Olivia lo è. E io non mi metterò in mezzo perché... perché è una cosa che non si fa. Quella foto è perfetta. Pensi che si farebbe mettere in copertina? Ne dubito fortemente. Allora, lavoratelo. Nel frattempo vai sul personale. Scopri se il nostro Montanaro ha una relazione amorosa. Sì, sì, questa è una buona idea. È più che buona. Perciò seguila. Se ti dico una cosa, pretendo di leggerla. Ci sentiamo. Certo, ciao. Buongiorno, signorina Ryan. Buongiorno, Chase. Male alla spalla per i lanci? Ah, sì, adesso capisco. C'è una lezione di yoga che inizia tra 30 minuti. Poi si sentirà bene. Yoga, eh? È per principianti. L'ho fatto solo una volta perché il mio capo era andato in fissa con la meditazione. Le posso assicurare che è molto semplice. Ah, va bene. Grazie. Attenti, tenete le dita dei piedi ben piantate a terra. Cominciamo con il saluto al sole, le braccia verso il cielo. Ora passiamo alla posizione della luna crescente. Allungatevi verso l'esterno e verso l'alto. Così, respirate. E ora passiamo dal basso e alla posizione della panca. Così, bene. E ora la posizione del cobra. E da qui passiamo al cane a testa in giù, forza! Stiratevi. Bene. E ora di nuovo in piedi. Cerchiamo di toccare il cielo. E ritorniamo al centro del cuore. È un giorno perfetto per conoscere la natura in questo periodo dell'anno. La nostra escursione vi farà conoscere alcuni scenari fantastici.
Assicuratevi che le dita dei piedi siano ben piantate a terra. E ancora una volta su, verso il cielo, come a volerlo toccare. E ora verso il cuore. Abbiamo finito! Grazie! Sì, namaste! Per te. Grazie. Il mio capo vuole l'articolo centrato su Will. Sai com'è? Il muscoloso montanaro evoca sempre l'immagine del bel rubacuori. E Will mi ha detto chiaramente che lui non si fida dei giornalisti per questi motivi. Non vuole articoli che parlino di lui, di cosa indossa, chi frequenta. Vuole racconti seri. Ma il mio capo vuole solo riuscire a vendere più copie. Non vorrei proprio che Will mi scoprisse. Che mi ritenesse una superficiale. Ma non lo sei! Cerchi solo di fare carriera. Che cosa c'è di male? Sì, dillo a Will. Dirmi cosa? Dirti quanto vogliamo scoprire il programma di oggi. Nell'attesa vado a farmi la sauna. Ciao. Ciao. Niente caffè all'alba oggi? No, volevo provare lo yoga. Che, come hai visto, ho fatto alla grande. Sì, te la sei cavata. Ho saputo le belle notizie. Olivia ha detto che resterai qui a tempo pieno. Beh, è stata ottimista. In realtà non ho ancora accettato. Oh, perché no? Certo, è una grande opportunità. Un impiego a tempo indeterminato. E adoro Sunrise Peaks. Ma? Ma adoro Sunrise Peaks così com'è. Selvaggia, senza edifici. Con le tende nascoste dentro la foresta. Già. Una parte di me pensa che se verrò coinvolto potrò riuscire ad evitare che tutto venga distrutto, che la terra sia rispettata. Ma poi c'è un'altra parte di me che pensa che non posso incoraggiare questo cambiamento. Ma scusa, vogliono togliere le tende? No, è previsto solo un piccolo albergo, ma è diverso. Giusto. Però a me Olivia è sembrata molto contenta di averti qui fisso e... Sì, lei sarebbe contenta. E tu? Onestamente, ho un viaggio già programmato per la fine dell'anno. Ah, un viaggio? Il sentiero degli Appalachi. Cosa? E Olivia non verrà con te per via dell'albergo? Non sarebbe mai stato possibile. Ha la sua attività qui. E quindi tu dovresti rinunciare al viaggio per il lavoro? Sì. E ho degli accordi con degli sponsor, perciò non posso tirarmi indietro. Ah, è una decisione difficile. Altro che... Sai, forse non ci crederai, ma il mio libro preferito da ragazza parlava di un fratello e una sorella che vivevano in una baita magica sui Monti Appalachi. E viaggiavano insieme al padre? Che gli insegnava a non perdersi guardando le stelle. Sì, e avevano un cane. Sì, io lo adoravo quel libro. Anch'io, era il mio libro d'avventure preferito. Oh, cosa? Come si chiamava il cane? Daisy. Assurdo. Beh, a proposito di avventure, che ne dici di alzare un po' la posta? A che stai pensando? Pensavo... magari alla canoa. Ci stai? Finirò in fondo al lago? No, ci sono io. Io non so che cosa incontreremo dire. Incontreremo delle otarie. Magari anche qualche cucciolo. Cuccioli di otaria? Non resisto alle otarie. Me lo sentivo. Sì, beh, avevi ragione. Andiamo. D'accordo. Sometimes I think this world's too much. All the hurt, all the hate, all it takes is a human touch. Questa è per te. Presa. Spingi la pagaia lontano da te. Così? Sì. Allora, dimmi di questo viaggio. Quanto durerà? Circa 5 mesi. Una bella avventura.
ben diversa dal glamping. Lo immagino. Solo a pensarci mi viene la pelle d'oca. Ci vuole un bel po' di coraggio. Parlami del tuo lavoro. Non è che ci sia molto altro da dire. Da cos'è che trai l'ispirazione? Di cosa ti appassiona scrivere? Quando ero giovane volevo diventare una scrittrice di fiabe. Così mi sono laureata in lettere, ho trovato questo lavoro dei trafiletti e da allora non penso ad altro che come riuscire a scrivere più di 20 parole. Perciò non so bene di cosa mi appassiona scrivere. Puoi descrivermi questo? Questo momento? Qua fuori? E puoi usare più di 20 parole. Vediamo. Montagne che ricordano tutte le sfumature della stagione. Circondano un lago così trasparente che fingendosi specchio riflette il loro splendido profilo. Sei bravissima. Tocca a te. Come vuoi. Posso provarci. In un giorno così sarei impaziente di attraversare questo lago senza essere legato da nessuno spago. C'è anche la rima. Sì. In questo momento mi sento grato. Grato di condividere questo con una persona speciale. Guarda, delle otarie. Cinque mesi, eh? Non sono così coraggiosa. Forse un giorno. Questo è il genere di stanchezza che ti fa star bene. Sì, dopo una giornata piena e divertente. Va a riposare. Ci vediamo stasera. C'è la festa delle stelle cadenti. Le stelle cadenti? La facciamo ogni estate. Ci sarà tutto il campeggio. Cuciniamo, mangiamo, balliamo e poi guardiamo le stelle che cadono dal cielo. Torna indietro. Tu balli? Sì, perché sei sorpresa? Oh no, niente, figurati. Pensavo che uno che passa il tempo da solo camminando, arrampicandosi, non... Cosa faccio quando finisco un viaggio o raggiungo la vetta di una montagna? Io ballo, ovviamente. Davvero? No, non è vero. Casco sempre ai tuoi piedi. Scusa, sempre nei tuoi scherzi. Lo so. Bene. Ci vediamo alle 7. Sì, d'accordo. Ricordatevi, non bisogna mai tagliare la carne finché non è cotta e ben riposata. E solo allora aggiungerete il condimento picchiettandola dolcemente come se fosse un massaggio. Non siate avari di sale e di pepe. Ottimo, lei è un professionista. Signore e signori, le spezie segrete per condire la carne sono il sale e il pepe. Non serve nient'altro. Grazie. Thomas, vieni qui. Magnifico. Ora ti mostro come insaporirla fino ai bordi. Caspita! È incredibile, vero? Te l'ho detto, è una fortuna averlo nella nostra squadra. Sì, certo, è decisamente fenomenale. Ora la giriamo per condirla dall'altro lato e stasera la metteremo sulla griglia per la nostra cena. Ma lo sai che peserà quasi mezzo chilo? Sì, e non ho sensi di colpa perché ho attraversato il lago pagaiando. Vorrei poter dire lo stesso. Io ho smaltito i miei chili sudando nella sauna. Oh, mamma, guarda! Pura perfezione. Eh? Non ci credo, avevi detto che non ballavi. Non l'ho mai detto. Piuttosto tu sai ballare, cittadina? Se io so ballare? Mm-hmm. Certo che so ballare. Olivia. Sì, Chase. Ho notato che non hai mangiato nulla. Tieni. Grazie, sei molto premuroso. Tu ti preoccupi sempre per tutti noi, quindi è giusto che qualcuno pensi a te. Quando hai finito, se vuoi, balliamo. Sai una cosa? Non ho nessuna voglia di ballare stasera. Sarà per un'altra volta, Chase. Ti ringrazio. Figurati. Ci vediamo. Accidenti.
ricordami di non sfidarti a una gara di ballo. Oh, andiamo, tu non rinunceresti mai a una sfida. Giusto, hai ragione. L'unica allora è fare coppia fissa. Adesso scusami, ma mi è venuta voglia di un drink. Lo so che può sembrare incredibile, ma ho esaurito i desideri. Sicura? Ci sono così tante stelle cadenti che non mi vengono in mente altri desideri. Non si può mai restare a corto di desideri. Ecco che arriva il tuo. Cosa? Davvero favoloso, vero? Sì, mai visto niente di simile. Cioccolata calda? Sì, grazie. Penny? Andrò a parlare con Chase per capire che tagli di carne consiglia per la bistecca, ma ti ringrazio. Ciao. Ci vediamo. Siediti. Ci si dimentica delle stelle quando si vive in città. Ne vedo al massimo 3 dal mio appartamento. Oh, questo è uno di quei momenti che è meglio passare in silenzio? È possibile. Ma al campo estivo, il mio animatore Azza, che in Navajo vuol dire aquila, raccontava storie sulle stelle. Raccontami. Non sono bravo a raccontare storie come te o Azza, ma lui era così bravo a raccontarle che diventavano indimenticabili. Non ti preoccupare, credo che questa la ricorderò. Cominciamo. La mia storia preferita era quella su Nanook. È una leggenda Inuit. Nanook era un orso. Un bellissimo orso polare bianco. Un giorno camminava sul ghiaccio cercando cibo. E una muta di cani cominciò a inseguirlo. Nanook correva più veloce che poteva. Ma i cani lo inseguivano. E lui correva, correva, correva. Era corso talmente lontano che era arrivato ben oltre il confine del mondo. Ed era scivolato giù, nel cielo notturno. Ed eccolo lì. Era diventato una stella. Proprio così. Vedi? Quella è la coda. E quelle le zampe. Ah, sì. Mi sembra di vederlo. Loro avevano capito che l'intero universo è la nostra casa. Quando fai i tuoi lunghi viaggi, hai mai la sensazione di essere Nanook? Voglio dire, non ti senti solo? Un pochino. Ma allora questo vuol dire che vorresti che ci fosse qualcuno con te? Tipo una Jane per Tarzan? Certo. Davvero? Avevo l'impressione che fossi più un lupo solitario. Cerco di spiegarmi. Preferisco essere un lupo solitario che avere la compagnia sbagliata. Ci sono delle volte che sei al confine della terra e quando sei in un posto del genere vorresti essere lì con qualcuno con cui salteresti giù dal bordo. Sono parole importanti. Ho avuto un buon maestro. Quando attraverserai gli Appalachi sarai del tutto solo. Il piano era quello. Ma le cose cambiano. Oh, per questa faccenda dell'albergo? Per quella e anche per altro. Perché l'universo è davvero strano. Non sai mai cosa ti porterà. Chi porterà cosa? Ero curiosa di sapere se quando parte Will preferisce farlo da solo o in compagnia di qualcun altro. Oh, lui va da solo. Beh, non è necessariamente vero. Ora non importa più, visto che hai cancellato il progetto di partire per il viaggio. In realtà non è così. Cosa? Non l'hai annullato? No, avevo detto che dovevo decidere. Scusatemi se vi interrompo, ma vado a vedere se c'è dell'altra cioccolata calda. Stai ancora decidendo? Che cosa c'è da decidere? Questa è una grande opportunità. È più di questo, e tu lo sai. Lo so che hai delle riserve sull'idea dell'albergo, ma noi possiamo fare andare bene
ogni cosa. L'acqua, la fauna selvatica, tutto quanto. Non preferirai mica partire di nuovo, vero? Andare nelle foreste da solo, per te, conta più del lavoro. Mi dispiace, Olivia. Non ti so rispondere. Will è un uomo in cerca di qualcuno con cui saltare giù dai confini del mondo. No, non va. Sembra un profilo per un sito d'incontri. D'accordo, Sabrina. Volevi una storia su di me. Andrò fino in fondo. Perfetto. È quello che farò. Mattiniera oggi. Ok, lo so che sembrerà incredibile, ma mi aiuteresti a fare il percorso sulle funi? Sì, molto volentieri. Magnifico, bene. Allora, come ti senti? Mi tremano le gambe, è normale? È normale, ma tu sta tranquilla, ci sono io. E poi ricordati che l'imbragatura ti regge se cadi. Imbracatura? Che cosa significa? Speriamo che non si strappi. Significa che questo moschettone sostiene 18 tonnellate. Quindi sei a posto. Sostiene 18 tonnellate? A saperlo avrei preso qualche altra cosa al tavolo dei dolci. Scherzo, scherzo. Dai, facciamolo. Alla grande. Bene. Facciamolo. D'accordo. D'accordo. Stai andando bene. Ai, 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 qui è altissimo, è molto alto, vero? Non così tanto. Ah, quindi... quindi che faccio? Cosa pensi di dover fare? Devo procedere con cautela, sì. E camminare su quei cosi. Esatto, sì. Katie. Sono pronta. Lo sei. Bene. Vai. Ok, ok. Bene così. Vai benissimo. Con calma. Ora il prossimo. Come me la cavo? Davvero bene. Sì. Ah, come sono andata? Perfettamente. Ce l'ho fatta. Arrivo. Com'è stato? Ce l'ho fatta. Sì, brava. Già. Sei pronta per il prossimo? Sì. Sì. Ok. Sono dietro di te. Ok. Direi che ci sto prendendo la mano. Sì, è così. Già. Il percorso finisce qui? C'è un ultimo tratto, ma secondo me la parte è più bella. D'accordo. Non posso farlo, è troppo, non sono pronta. È spaventoso, no e ancora no, non voglio farlo. Sei imbragata. Reggiti con tutte e due le mani. Rilassati e goditi la corsa. Puoi farcela, Katie. Senti. Ah, euforica.
è come... Se potessi fare di tutto? Sì! Ah, abbiamo finito. Sì. Non riesco a credere di avercela fatta. Ti ringrazio. Non mi devi ringraziare. Hai fatto tutto da sola. Purtroppo non potrò più chiamarti Pivella da adesso. Beh, ecco, non so se voglio sperimentare altre cose. Bene, hai altri desideri per oggi pomeriggio? Corda doppia? Una gita a cavallo, magari? Non voglio provare tutto quanto oggi, chiaro. Io sono già bella carica di emozioni per oggi. Devi provare una cosa più tardi. E sarebbe? Beh, è come una botta di zuccheri e richiede una certa abilità. Ma ne vale la pena. Ci stai? Come faccio a dirti di no? Perfetto, a dopo. Sì. Ciao. Salve, segreteria telefonica di Sabrina Cowan. Lasciatemi un messaggio e vi richiamerò. Sabrina, ciao, sono Katie. Ascolta, dobbiamo riportare l'articolo a come lo avevamo pensato, perché mi sto impegnando proprio come volevi tu. Dobbiamo evitare di incentrarlo solo su Will. Io sfido i miei limiti e verrà bellissimo, perciò leggilo quando avrò finito e fammi sapere, intesi? Devo andare, ciao. Favolose, vero? Non avevo mai visto tante lucciole. Le usiamo per illuminare il giardino di notte. Già. Allora, pronta per la prossima sfida? Davi l'impressione di essere in missione oggi. Ah. Sì, è vero, hai ragione. Ho dovuto far ricorso a tutto il mio coraggio per farlo, però ero ben motivata. È incredibile cosa si riesce a fare con l'impegno. Ovviamente bisogna avere il desiderio, perché la tenacia da sola non basta. Ti riferisci agli Appalachi? Esatto. Quando il gioco si fa duro, la spinta viene da qui. Questo vale per tantissime cose, come il mio scrivere, per esempio. Ero così concentrata a contare le parole che avevo dimenticato perché scrivevo. Insomma, pensavo solo al lavoro. E sono finita su una strada che non avrei mai voluto percorrere. Ma ci sto lavorando. È magnifico. Spero di riuscire a rimediare. Ok. Sei pronto ad assaggiarli? Ta-da! Che te ne pare? È molto buono. Tieni, assaggialo. Buonissimo. Questa settimana è stata fantastica. Insomma, ogni settimana qui è stupenda. Ma questa... non potrò dimenticarla. Neanch'io. E visto che domani è il tuo ultimo giorno, dobbiamo fare qualcosa di speciale. Concordo. Voglio fare qualcosa di speciale. Voglio montare di nuovo in sella. Davvero? Non temere. Andrà tutto bene. Ti ringrazio. Ehi, Penny, ciao! Scusatemi, stavo tornando alla tenda. No, siediti con noi, assaggia questi marshmallow. Te li consiglio. Ti cedo il mio posto. Perché io devo pensare a domani. Buonanotte, Katie. Buonanotte, Will. Notte, Penny. Sogni d'oro! Scusa se ti ho interrotto. Oh, no, non hai interrotto nulla. In realtà ha detto che si ricorderà questa settimana. Il che significa che gli mancherai quando andrai via. Se è vero che gli mancherò, gli passerà. Insomma, questa meraviglia, il suo viaggio. E qui c'è Olivia. Non significa niente perché lui vuole te. Ma lui vive nei boschi. Io vivo in un monolocale, in una terribile giungla. Credimi, ho visto di peggio. Tu dici? Perché a parte i sentimenti c'è il problema del mio articolo, che sto cercando di riportare a quello che doveva essere. Ma se al mio capo non piace e poi pubblica quello
incentrato su Will, allora è la fine. Anche se vivessi in una casa sull'albero sopra la sua tenda, lui di sicuro non vorrà più vedermi. Allora diglielo. Digli la verità sul perché sei qui e su come sono cambiate le cose. Oh, non lo so se capirebbe. Prima o poi verrà a sapere la verità, a prescindere da quale articolo pubblicherà il tuo capo. È meglio che sia tu a dirglielo. Il solo pensiero di doverglielo dire mi spaventa più di qualsiasi cosa abbia mai fatto. Amica mia, questo si chiama amore. Scusa, ho trovato il tuo messaggio ieri sera tardi. Non fa niente, tranquilla. Ascolta, ora sto per uscire per andare a cavallo. Sto vincendo la mia paura più grande. Non trovi che sia una grande storia? Oh, ci vai con la nostra guida muscolosa. Io... Sì, con lui, ma credimi, non è quello il punto. Il punto è che questa ragazza di città se la sta cavando. Brava, ma è sempre Will il fulcro della storia e inoltre mi serve una sua foto a cavallo. E cerca di scoprire cos'altro gli interessa. D'accordo, Sabrina, c'è un problema. Will adora il basso profilo. Ma tu sei una giornalista o vorresti diventarlo, giusto? Sì, è così. Magnifico, raccontalo. Devo scappare, sfrutta il tuo ultimo giorno. So che l'articolo su Trail Magazine non era l'ideale, ma comunque vi ha dato visibilità. L'avrebbe data se non fosse stato su di me, ma sul lavoro che bisogna fare per proteggere questo posto. Eccoli lì. Ciao, ok, non sono sicura di volerlo fare. Andiamo. Ti giuro che non mordono. Fidati di loro e loro si fideranno di te. E poi, se gli dai una carota, diventeranno i tuoi migliori amici. Ok. Com'è morbido. Sembra velluto. Sì, sono bellissimi. I cavalli più calmi che ci siano. Sai, i Navajo credono che un cavallo possa guarirci assorbendo tutte le nostre energie negative. Domare un cavallo per loro serve a liberarlo da quell'energia cattiva. Allora, pronta a rimontare in sella? Sì, credo di sì. Andrà bene. Ricorda, fidati di loro. Mi fido di te. Sì. Come ti senti? Bene. No, anzi, magnificamente. Guarda, mi sto cavalcando. Sì, e sei bravissima. Da qui proseguiamo a piedi. D'accordo. E dove mi vuoi portare? Vedrai. Eccoci qua. Siamo ancora nel territorio dei Pix? Sì, ai suoi estremi confini. Non molti conoscono questa parte della proprietà perché per fortuna non è edificata. È praticamente intatta, come dovrebbe essere. È meravigliosa. Benvenuta al campo di lavanda. E nessuno degli ospiti ci è mai venuto? No, Olivia è stata molto brava a mantenere il segreto. Perché entrambi sappiamo che la terra più bella è anche la terra più vulnerabile. Già. Ah, questo profumo. Evoca l'immagine di un tiepido bocciolo nascosto nel fitto della rigogliosa foresta, dove un vento leggero soffia le sue note floreali per poi scomparire. Caspita. Tocca a te. Vuoi? Sì. Una leggenda dei cowboy narra che quando un cowboy partiva per una lunga transumanza, lasciava la sua ragazza della lavanda. Voleva dire, ha il mio cuore, perché la lavanda era l'unico fiore che durava fino al suo ritorno. Will, devo dirti una cosa. Aspetta. Che c'è? Cosa stai guardando? Non è possibile. Quello cos'è? Un picchetto. Serve per i rilievi topografici.
Ma tu avevi detto che nessuno conosce questo posto. Così pensavo. Dobbiamo rientrare. Sì. Sì, è vero, è perfetto e ha il terreno pianeggiante che ci serve, ma... Scusi, la devo richiamare, grazie. Ciao, Will. Stai rendendo indimenticabile il soggiorno della signorina Ryan? L'ho portata al campo di lavanda. Ah, bene. Le hai fatto un dono speciale. Che sta succedendo, Olivia? C'era un picchetto da agrimensura laggiù. Ho fatto il possibile, Will. Ho nascosto la sua esistenza, ma loro con le vedute aeree lo hanno scoperto. Gli investitori? Le ho provate tutte, credimi. Ho proposto degli altri posti per l'albergo, ma i soldi sono loro e vogliono farlo lì. Perché non me l'hai detto? L'ho scoperto solo ieri e ho cercato di risolvere la cosa trovando un nuovo investitore. Sappiamo entrambi che è difficile che capiti un'altra occasione e io voglio che questo posto cresca. Certo, non così, ma io non conosco un altro modo. E soprattutto io non voglio che tu pensi che non mi importi, perché non è così. So che è così. Lo so che questo posto è il tuo sogno. Perciò fa quel che devi fare. Mi stai dicendo che non è più anche il tuo sogno? Mi dispiace, Olivia. Per quanto adori stare qui, non lo è più. Ciao. Ciao. Posso sedermi? Ma certo. Hai scoperto poi che significava il picchetto? Sì. Sembra che gli investitori abbiano deciso che è sul campo di lavanda che costruiranno l'albergo. Ma Olivia non può convincerli. Ci ha provato, ma ha le mani legate. Mi ha chiesto di restare con lei per realizzare il suo sogno. Insieme. Ma non ho certo voce in capitolo. Chiaro. Perciò, alla fine partirai o resterai in questo posto? Vedi, il mio cuore non è più qui ormai. È la reception. Vai pure. Sta andando. Mi ha appena detto che il suo cuore non batte per Olivia. Davvero? Allora gli hai parlato dell'articolo? Ciao. Articolo? Quale articolo? Meglio che vi lasci. Scusa. Ciao. Se devi occuparti di qualcosa, fai pure. No, era una domanda sul percorso arcobaleno. Ma Penny di che articolo parlava? È complicato. Allora, ti ho detto che ero qui per allargare i miei orizzonti. Era la verità, ma era anche vero che il mio capo mi aveva mandato qui per scrivere un articolo. Un articolo di 2000 parole. Era su questa ragazza di città che riesce a conquistare tutto questo. Ma dovevo restare sotto copertura. Quindi, per tutto questo tempo, tutto questo era giornalismo? No. Doveva esserlo, ma poi è diventata un'altra cosa. Ho capito. Non potevi dirlo perché l'esperienza fosse davvero reale. Esatto. Beh, posso capirlo. Sono contenta. Però c'è dell'altro. Quando il mio capo ha saputo di te, ha voluto cambiare il focus dell'articolo. Si è infervorata per la tua immagine di Montanaro e... dell'avventura e del romanticismo. Tu hai fatto tutto questo a mia insaputa. Non sapevo cosa fare. Io mi sento uno schifo e mi dispiace tanto. Mi sembra un déjà vu. Prima il campo di lavanda e ora... Ma io credo di poter rimediare. Se tu ora mi dici
Che cosa vuoi che scriva in questo articolo? Io posso tornare dal mio capo e posso chiederle di cambiarlo. No, va bene. Non fa niente. Anzi, se c'è altro che vuoi sapere su di me. Se poi il tuo capo vuol sapere dei miei amori, ti devo deludere. Perché non c'è niente da sapere al riguardo. Ti saluto, Katie. Spero che tu sia stata bene. Ma... Già. Bene, dimmi che è così o mi sentirò uno schifo. Penny, non è colpa tua. Sono io che glielo avrei dovuto dire prima. Ho appena visto un lupo. Un lupo? Sì. E non mi sono spaventata. Mi ha fatto capire che innamorarsi è la cosa più spaventosa che potrà capitarmi nella vita. Perciò tutto il resto in confronto sembra banale. Signorina Ryan. Buongiorno, Chase. Pronta per partire? Sì, direi di sì. Hai visto Will oggi? No, è uscito per guidare un'escursione. Ha qualche richiesta per lui? No. D'accordo. In effetti, quando lo vedi puoi salutarmelo. Ma certo. Ti ringrazio. C'è Olivia, sì, vado a salutarla. Olivia, ti volevo salutare. Katie, ci dispiace vederti andar via. Grazie, sono stata magnificamente e dirò a tutti che Chase merita una recensione a 5 stelle. Lo apprezzo molto. Sì, è proprio bravo. Sì. È pieno di sorprese. Ho scoperto che è un campione di pattinaggio e passa l'inverno sul ghiaccio. Oh, chi l'immaginava? E tu cosa farai? Tornerai a trovarci? Di sicuro Will sarebbe felice. Oh, beh, io ne dubito. Non sono stata sincera sul motivo per cui sono qui. Vorrei che tu lo sapessi. Dovevo scrivere un reportage, una storia sul vostro resort. E la mia sarebbe stata una testimonianza perlomeno entusiasta, ma... il mio capo l'ha incentrata su Will. E tu conosci Will? Sì, altro che... Anche io e lui siamo in rapporti freddi. Lo so, mi ha detto del campo di lavanda. Io vorrei che ci fosse una maniera per salvarlo, ma qualsiasi cosa io dica, le mie parole vengono portate via dal vento. Ho un'idea. Cosa? Mi è venuto in mente come posso aiutarti. E come ci riusciresti? Con 2000 parole. Katie! Devi mandarmi tutte le foto di questa settimana. Le aquile, il lago, voglio mostrare la bellezza di questo posto. Certo. Hai un piano? Penso di sì, spero solo che funzioni. Bene. È stato un piacere conoscerti. Anche per me. E grazie per aver usato le mie foto. Sono bellissime, avrai notizie dell'articolo. Buona fortuna. Ti scriverò. D'accordo. Thank you.
Cosa sarebbe? Quello è l'articolo che vuoi. Questo è quello che dovremmo pubblicare. Ho già la copia che mi hai mandato su Will. Lo so, ma dimenticalo. È robetta. Questo è perfetto. Parlo del resort e di cosa offre. Di quello che ho fatto, di come sono riuscita a superare le mie paure e di come Will sia una guida unica al mondo. Della bellezza del paesaggio e di come la natura vada rispettata, perché se non la preserviamo, presto Sunrise Peaks non sarà più la meraviglia che è oggi. Tutto questo con 2000 parole. 1998, precisamente. Non è quello che avevo chiesto. Lo so. Però hai ragione. È meglio. Lo pubblicherò. Grazie, Sabrina. Ti prometto che non ti deluderà. Preparalo per la stampa. Subito. Will, devi vedere questo. È meglio se lo leggi da solo. Gli esperti concordano sul fatto che costruire lontano dall'acqua e lasciare intatto il campo di lavanda non è distruttivo per l'ecosistema, consentendo così a Sunrise Peaks di continuare a essere il luogo magico dove questa ragazza di città ha imparato a conoscere le stelle, l'acqua, gli uccelli e le gioie di un'alba silenziosa. Come la guida più esperta del resort mi ha insegnato, non c'è nulla di più bello al mondo di un cuore che sta cambiando. E non c'è dubbio che questo posto ha cambiato il mio cuore, come cambierà il vostro. Grazie. C'è un gruppo al campo di lavanda che vuole fare un picnic. Puoi portargli questo? Sì, certo. Grazie. Katie. Ciao. Ciao. Hai avuto la lavanda? Sì. Grazie. Grazie a te. Hai generato così tanto interesse che Olivia è riuscita a salvare il campo di lavanda. Vedi, io, dopo quello che è successo, ho capito quanto ci tengo che le mie parole facciano presa sulla gente e voglio che stimolino le persone a cambiare. O per questo a non farlo. In ogni caso voglio che facciano la differenza. L'hanno fatta. Katie, perdonami. Volevo raggiungerti per scusarmi. Non ti ho lasciata parlare quando mi volevi spiegare, ma lo sai, fatico a trovare le parole e... Tranquillo. Le hai appena trovate. Non proprio tutte. Katie, tu hai il mio cuore. Tu hai... Mi dispiace, scusa. Era l'ultima prova da superare. Dicevi? Dicevo questo. Pensi di questo titolo? La ragazza di città, sul sentiero degli Appalachi, l'avventura. Bellissimo. Davvero? Sì. Perché ieri l'ho proposto al mio capo e le è piaciuto. Sai, è una lunga camminata. Lo so. E saremo soli. Lo so. Pensi di farcela? Sì, penso di sì. Solo che ci metterò un po' più di tempo. Perché? Sei convinto che ti rallenterò?
Sì. Thank you.